Che cos'è questa nuova idea di politica che abbiamo in testa? Qualcuno è partito nel 2005, qualcuno nel 2007, qualcuno nel 2008 e poi siamo diventati sempre di più. E allora il problema che abbiamo in questo momento in Italia, prima Sebastiano parlava di intrecci di palazzo, parlava di alcuni fenomeni che noi conosciamo bene, che sono i sintomi, sono chiaramente due sintomi. Uno è la diffusione incredibile a macchia d'olio dell'offerta di gioco d'azzardo in Italia. E questo è veramente uno dei sintomi del degrado culturale che in questo momento stiamo soffrendo a causa di istituzioni che hanno letteralmente abdicato al loro ruolo di decisori. Cioè le istituzioni non decidono più, ma come Dario e Fabio Massimo vi diranno dopo, sono totalmente in mano a delle lobby molto grandi che offrono pacchetti di voti, che offrono copertura economica, che offrono start-up economiche a idee, iniziative, ma che sostanzialmente dovranno essere sempre e solo controllate, in Italia ad esempio, dall'1% della popolazione italiana. Noi abbiamo circa 33.000 politici in Italia, di cui 1.000 parlamentari, e questi 33.000 politici in Italia decidono su chiamata diretta 1.050.000 posti di lavoro con partecipati, consigli di amministrazione, collegio dei revisori, collegio dei sindaci. Questo significa che se 1 milione di persone viene dato posti di lavoro che spesso non sono da 1.000 euro, perché non c'è solo il gettone di presenza che ti viene garantito, se una persona su 48 in Italia viene dato lavoro direttamente dalla politica, poi ci abbiamo i raccomandati, ci abbiamo tutti quei concorsi pubblici che voi avete visto in 30 anni come si sono modificati, perché 20 anni fa qualcuno vinceva un concorso e si sapeva che non era raccomandato perché le famiglie nei paesi sapevano esattamente di chi eri figlio, la tua discendenza, il tuo genogramma. In questo momento noi abbiamo una casta chiusa completamente all'interno del palazzo, che è totalmente distaccata dalla cittadinanza e che usufruisce in maniera potentissima di giornali che vengono finanziati con soldi pubblici, di televisioni di proprietà privata in conflitto di interessi. Abbiamo appena visto l'era Berlusconi, adesso abbiamo aperto Renzi. E sappiamo benissimo, abbiamo incominciato a capire che cosa significa avere una comunicazione al servizio del governo, al servizio di quell'1%, cioè di un cittadino su 100 in Italia, che prende di comune accordo le decisioni su altre 99. Cioè decidono chi devono far litigare fra loro, decidono di creare il caso d'emergenza per poter creare un business. E lo sappiamo benissimo che cos'è il caso dell'emergenza anche a livello europeo per quanto riguarda l'emergenza dei migranti, o che cosa può essere previsto l'emergenza in Siria. Sebastiano è quasi un anno, 6 mesi che cerca di sensibilizzarmi, guarda che l'emergenza siriana diventerà una delle emergenze italiane, a Milano lo sanno che cos'è l'emergenza siriana. Ma questo già si sapeva, perché l'assenza di programmazione crea quella schiuma degli interessi, delle lobby e dei politici, che permette di creare tantissimi clientele, tantissimi soldi pubblici che poi vengono dirottate in determinate situazioni. Allora, torniamo a noi. In questo momento c'è una privatizzazione proprio di quelle galoppanti della sanità pubblica, cioè ogni 2 mesi l'informazione vi dice sono stati dati 800 milioni alla sanità pubblica, poi arriva un taglio da 2,4 miliardi, no? Però successivamente ti dicono abbiamo dato 50 milioni per la sanità del Giubileo. Allora, questa informazione totalmente asservita a quell'1%
di persone che sono tutti quelli che noi conosciamo, insomma, non sono i politici, sono soprattutto quella casta, tutte quelle persone che soprattutto sono mischiate con la massoneria italiana, per cui noi abbiamo non parlo nemmeno di mafia o di mafia capitale, perché queste sono questioni, diciamo, di cui hanno parlato altri. Io parlo di un livello più sottile. In questo momento c'è una guerra tra la massoneria europea, che sta cercando di creare liberalizzazioni selvagge, e una massoneria italiana che è un pochino più conservatrice, che vuole mantenere determinate lobby di potere, per esempio negli ordini professionali. Gli ordini professionali hanno 18 miliardi di euro che vengono amministrate e sono comunque sotto il controllo pubblico, e questi 18 miliardi di euro con fondi, fondazioni varie, derivati, cioè tutti questi soldi che sono comunque sotto controllo pubblico sono gestiti da gruppi di potere che si avvicendano e sono continuamente loro. E allora noi possiamo anche vedere, per esempio, perché loro lo sanno, le guerre tra massonerie diverse. È possibile vederle se uno si informa. Allora la nostra grande sfida è cercare di capire che anche noi dobbiamo diventare una lobby. Una lobby che decide per la giustizia, per la legalità, e che ha fondamentalmente capito che queste istituzioni sono perdute, che queste persone sono destinate a perdere, perché hanno deciso di giocarsi la carta dell'inganno. Allora, questa carta dell'inganno, uno ci può stare sotto 5 anni, 10 anni, 15 anni, forse un po' più duro da ricchi, ma poi succede sempre qualcosa nella vita di ognuno e improvvisamente il velo di Maya si scopre. In questo velo di Maya tu passi per la via Tiburtina e vedi, per esempio, che tutti i lampioni sono spenti, perché l'amministrazione di Roma, a un certo punto, una via su 10, trovi improvvisamente che non hai i lampioni accesi, però è totalmente illuminata dalle sale slot e VLT. Cioè, noi abbiamo una via Las Vegas che può tranquillamente denominarsi via Tiburtina a Roma. E questo, per esempio, è frutto di un lavoro nel tempo, frutto di persone che hanno molti soldi, che vanno a parlare con i politici e ti dice: guarda, tu tassi, io ti do la possibilità di tassare questo gioco d'azzardo che è comunque in decrescita, non ci sono più investimenti dei concessionari su questo gioco perché li abbiamo già levati, tu tassalo tranquillamente, così fai una bella figura con l'Unità, con il giornale, col Messaggero, perché loro ti riportano questo. Però questo gioco, che in salita abbiamo messo molti investimenti sul Win for Life, sul gioco online, mi raccomando, tienimi una tassazione bassa. Allora, sul gioco online abbiamo un raccolto di 14 miliardi di euro in Italia, cioè raccolgono in Italia, gli italiani giocano 14 miliardi di euro sul gioco online, che sono una quantità enorme di soldi, e abbiamo una tassazione calmierata al massimo dello 0,6%. E allora questa battaglia non puoi nemmeno farla in sede italiana, perché hanno creato questo sistema labirintico, no? Questi leculei, questi legislatori, perché non sono neanche questi personaggetti, ma sono altri, quelli che stanno negli studi legali, che creano la legge perfetta in cui tutti vincono tranne il cittadino, che rimane col cerino con lo sbiancamento. Ok? E allora 99 cittadini contro uno devono capire che hanno ricevuto il cerino dello sbiancamento di Crocetta in Sicilia. Ok? Questa è una cosa molto importante da capire. E però noi dobbiamo farlo capendo che comunque, se abbiamo deciso che la linea della legalità, la linea della giustizia è il nostro minimo comune denominatore, possiamo diventare fortissimi, possiamo veramente diventare qualcosa di eccezionale, perché siamo comunque destinati a vincere, perché chi dice la verità, e voi lo sapete, nelle vostre vite, nelle vostre storie, sarete inascoltati per un giorno, per una settimana, per un mese, per un anno, ma se avete ragione magari rimarrete soli, ma ci sarà qualcuno dopo che si riavvicinerà e dice: guarda, tu lo sai che avevi ragione. Grazie.